Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Xenoverse. Anche per questa volta svolgeremo delle missioni secondarie e vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. L'attacco dei Saiyan, sconfiggi Radish, Nappa e Vegeta. Questo ragazzi credo che sarà piuttosto difficile, vediamo i dettagli. Potremmo avere come ricompense un bel po' di attacchi anche, quindi davvero niente male. E vediamo un po' la trama. Radish, Nappa e Vegeta attaccano la Terra tutti insieme. Libera West City dalla morsa dei malvagi Saiyan. Quindi ragazzi, svolgiamo questa missione. Ed eccoci qui pronti. L'attacco dei Saiyan. Vediamo un po' cosa ci aspetta, di sicuro sarà molto difficile. Ma come, c'è prima Radish? Ma sul serio? Quindi ragazzi dovremmo in pratica... Ah sì sì, aspetta, c'era scritto che c'era anche Radish. Almeno mi sembra, no? Oh, Radish improvvisamente mi ha beccato alle spalle, lurido. Vediamo un po' le mosse. Esplosione maligna, cos'è? Oh, che figata. Però devo farla vicino. Oh, sto Cyberman mi sta rompendo le palle. Allora, picchiamo un attimo Radish, va? Aspetta, ragazzi non sto capendo nulla. Cos'è sto colpo maligno? Wow. Allora, picchia il Cyberman così muore subito e non ci rompe troppo le scatole. Devastato. E poi, eccolo lì il caro Radish. Vediamo, colpo del volo maligno. Mi è nuova sta mossa. Poi carichiamo l'energia. Ah, posso ricaricarla, benissimo. Bene, così potremmo fare una bella mossa e gli spacchiamo il culo. Vediamo la mossa finale. Ah, cannone anima speciale, proprio contro Radish. Mamma mia. Ottimo, allora, gli diamo un altro paio di colpi, giusto così per far finta che non vogliamo fargli del male più di tanto. E poi avviciniamoci a lui e gli facciamo esplosione maligna. Vabbè, ma aspettavo un po' di colpi in più. Oh mamma, questo era buono, Riproviamoci. Benissimo, come mossa questa non è niente male, anche se ce ne sono assolutamente di migliori. Inseguiamolo. Aspetta, e sei mio, bro. Bam! Mi ha fatto male secondo voi? A me sembra di no. Oh, aspetta, le spalle, Junior. Dai, riprenditi. Che poi abbiamo anche Krillin e Tenzing, ma che cavolo stanno a fa? Dai, riprenditi. Aspetta. E si riparte all'attacco, mi sa. Esplosione maligna. Non si è fatto nulla. Ancora quest'altro. E poi, ragazzi, lo picchio un altro po' finché non gli rimane poca energia. Così gli faccio poi la mossa finale. Però devo prima ricaricarmi un attimo. Aspetta, quindi carichiamoci con l'energia. Spero solo che Radish non voglia attaccare me. Ti pareva, lo sapevo, Allora, carica un altro po'. Ci sono quasi, ragazzi. Poi potrò davvero spaccargli il culo. Vediamo, ancora non posso farlo? Ricarica, ricarica, adesso sì. Quindi, Radish, sei mio. Cannone dell'anima speciale. No! Mi hanno interrotto sul più bello, bastardi. Krillin, Tenzing, fanculo. Vabbè, non importa, dai, ci accontentiamo. Tra l'altro, vediamo se qui in giro ci sono dei materiali. Come al solito ce ne sono sempre in queste zone, quindi potrei scendere qui. Dove diavolo è il materiale? È oltre sto coso, quindi posso distruggerlo secondo voi? Vediamo un attimo, esplosione maligna. Eccolo qui, e infatti, quindi alcuni materiali sono anche nascosti. Vediamo se ce n'è un altro, mi sembra infatti che ce ne fosse uno qui davanti. Li recupero ragazzi perché per me potrebbero essere un bel po' importanti, visto che posso, diciamo, potenziare ulteriormente il mio personaggio. E poi credo che possiamo andare a questo punto. Quindi varchiamo il portale e andiamo a West City. Ed eccoci qui dall'altro lato, attenzione. Mi sa che qui già c'è Nappa. Incazzatissimo, però gli abbiamo dato già un bel colpo, poverino. Ora, vediamo un po', cerchiamo di non distruggere troppa roba qui perché comunque ci sono palazzi. E guardate, lo stiamo malmenando alla grande. Voglio godermi ogni singolo momento, ma fai sul serio. Stupido, non vedi che già stai morendo qui? Allora, facciamogli il colpo del volo maligno. Sta mossa davvero cazzutissima. E poi, aspetta, ricarichiamo. Voglio fare il cannone dell'anima speciale, perché sul più bello, quando stavo per farglielo appunto a Radish, mi hanno interrotto, vediamo. Lo faccio a lui? No, mi sa che si è spostato però. E infatti, ottimo, però l'ho preso. Si è rimesso sulla mia linea di tiro, che sciocco. E poi gli ultimi colpi così, va, con i colpi dell'aura. Ci sono? No, si era nascosto dietro il fottuto palazzo, però sei mio. Teletrasporto e poi l'ultimo colpo, bene. Vediamo un po'. Cerchiamo Nappa. Eccolo qua, bro, sei mio. Beccati. No, l'ho mancato. Allora facciamo così. Picchiamolo alla maniera normale, no? Bene. E poi ci avviciniamo a lui per fargli l'esplosione maligna. Vediamo. No, m'ha preso. Che big fail, ragazzi. Che fine ha fatto? Non lo vedo. Provaci ora.
Mi sa che se non carico gli facciamo molto meno male. Oh mamma mia, ha fatto anche lui una mossa però. Facciamo attenzione. Teletrasporto e poi lo becchiamo. Certo che farà male, nappa. Aspetta, esplosione maligna. No, ma perché mi interrompono sul più bello? Quando mi sto divertendo mi rompono le palle. No, ma ha beccato lui. Colpiamo un altro po' nappa, va. Ancora. E poi vediamo, posso farlo? Sì, il cannone dell'anima speciale, ragazzi. Si riprende e lo colpisco, ci provo. L'ho preso, sì. Alle spalle però l'ho preso. E ora, ragazzi, credo che bastino un altro paio di colpi, no? Eccolo lì. Ogni volta fa sempre sta mossa per allontanarmi, sto bastardo. Vediamo adesso, esplosione maligna. Colpito. E poi facciamo il colpo del volo maligno. Separato sto bastardo. E quindi picchiamolo alla vecchia maniera, ecco fatto. Come posso aver perso? Sì, hai perso amico mio. E ora... ah, quindi non c'era Vegeta. Ragazzi, dobbiamo affrontarlo. Devo solo comprendere però dov'è. Area d'atterraggio capsula, quindi credo sarà qui. Solo che volevo girare un po' in giro per vedere se c'era qualcosa da recuperare. Yamcha? Dove diavolo sei? Aspetta, io dovrei arrivare qui. Ma ciao bro, tu non eri con noi, te la sei presa forse che non ti abbiamo chiamato? Mi spiace, non posso più essere... non posso più essere d'aiuto. Coraggio, vai e usa il mio potere. Sì, vai e sconfiggili, conto su di te. Ah, quindi in pratica, ragazzi, ci ha dato di nuovo la vita. Ora guardate, abbiamo la vita di nuovo piena. Vediamo un po', dobbiamo quindi salire. E forse dobbiamo entrare qui o sbaglio? Sì, Capsule Corporation. Ed eccoci arrivati. Eccolo Vegeta. La tua forza. Oh mamma mia. Ragazzi, sarà un osso duro, eh. Porca miseria, facciamo in fretta quindi. Colpisci. Ottimo. Ragazzi, guardate la sua vita, non si fa quasi nulla. Allora, proviamo a ricaricare. Ok. E poi facciamo così. Riprenditi un attimo, Junior. E voglio fargli il cannone dell'anima da vicino. Beccalo, bro. Mancato. No, mancato, ragazzi. Mi ha trollato alla grande. Andiamogli vicino, va. Devo cercare di inferire sul suo corpo non appena possibile. Si sta parando sto bastardo. Continua a colpire, Junior. Vediamo, eh. Esplosione maligna, no. Riprova a fargliela ora. Sì, l'ho preso, quindi gli abbiamo fatto male. Ora lo sto beccando alle spalle. Andiamo di nuovo da lui. Oh, farà male Vegeta, vero? Esplosione maligna. No. Che cazzo è? Perché è riuscito a pararsi? Vediamo se riusciamo a raggiungerlo, eh. Vediamo. Allora, vorrei fargli di nuovo il cannone dell'anima. Guardate Krillin e Tenzin. Mi sa che sono un bel po' in difficoltà. Mi sa che stanno morendo entrambi. Ma ha preso! Morto Krillin! È morto Krillin! Oh mamma! Allora, colpisci adesso, bro! Ora devi prenderlo! L'ho preso? No, perché stava facendo anche lui una mossa speciale! No, ragazzi, vabbè, ma... cioè, il gioco mi sta trollando allora, scusa! Ricarichiamo tutta la nostra energia. Krillin, resisti! Allora, ci sono. Mi avvicino a lui e provo a fargli la mossa. Ci provo, ragazzi! L'ho preso, sì, finalmente! Tenzing è definitivamente morto. Vediamo, posso... ah, l'ho aiutato Krillin, ecco. Quindi pensavo che una volta morto non ci fosse più nulla da fare. Invece, devo ricredermi. Picchialo. Picchialo a più non posso, Vegeta. Perché dico ste cazzate? Comunque, dicevo, Junior, picchia a più non posso Vegeta. Però sapete, quando ci sono tutte queste esplosioni e cose a schermo, mi parte il cervello e quindi... oh, Junior, Junior, piccolo! Porca miseria. Facciamo così. Esplosione maligna, nulla da fare. Cosa abbiamo? Cannone dell'anima speciale! Tenzing, perché non ti fai i cazzi tuoi che me l'hai spostato dalla mia linea di tiro? Oh, riprenditi! Junior, e dai! Tenzing, invece di darmi una mano, va aiuta Krillin. Se vedi che anch'io sto morendo, siamo messi in difficoltà. Aspetta, prova a beccarlo. No, ho fatto il colpo maligno, ragazzi. Ho fatto la cazzata. Riproviamoci. Sei mio. Ecco qui. Credo che basti un ultimo colpo, o almeno uno di quelli lì speciali. Vediamo. Provaci. Perché non faceva nulla? Provaci ora. Preso? No, si è spostato. Provaci adesso, bro. Distrutto. Hai ricevuto equipaggiamento. Davvero niente male. Sfida superata.
E vediamo un po' il punteggio. Grado B, vabbè, nulla di speciale, però comunque abbiamo ottenuto un nuovo livello, davvero bene. E poi frammento dell'aura e tuta da battaglia, ed è quella di Vegeta, molto molto figo. Benissimo. Quindi ragazzi, questo video si conclude qui. Ricordate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come al solito cliccate sulla miniatura che vedete a schermo per guardare altri gameplay di Dragon Ball Xenoverse. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!